Benvenuti cari telespettatori di Rossini TV per questa nuova edizione delle Valle Foglie e Pian del Bruscolo Magazine, l'unico approfondimento sul territorio di Valle Foglia e i comuni limitrofi. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione oppure all'email vallefoglia-rossinitv.it e apriamo il nostro TG parlando degli 80 alloggi individuati dalla provincia per i rifugiati ucraini. Tra i comuni convocati dal prefetto Ricciardi era presente anche quello di Vallefoglia e il sindaco Palmiro Chielli ci ha spiegato i diversi interventi previsti. Vediamo. Nella riunione in prefettura ha partecipato il mio assessore che ho parlato prima e dopo la riunione e stiamo vedendo cosa fare iniziando dalla presenza del nucleo familiare ucraini già presenti nella città di Vallefoglia. E per capire bene le procedure, diciamo che il Ministero dell'Interno attraverso le prefetture sta mettendo in campo se sono rifugiati o se sono ospiti come turisti, anche quello è importante. Secondo luogo stiamo attivando tutto il volontariato, eh, diciamo la protezione civile, gli scarabinieri, le Caritas, le parrocchie e stiamo vedendo se accoglierli nei nuclei familiari, intanto bisogna sapere quanti sono, come arrivano, dove arrivano, se hanno rapporti diretti con le, i loro amici, le loro famiglie già esistenti e poi stiamo individuando anche dei luoghi sulla base della richiesta che ci sarà insieme a tutte le associazioni del volontariato. Insieme alle parrocchie, alle Caritas, a tutte le associazioni del volontariato per capire se e che cosa possiamo fare. Perché non è che noi possiamo mettere a disposizione gli alloggi popolari che sono del hanno i loro gradatori, l'accoglienza avviene, probabilmente avverrà attraverso i nuclei familiari, alle disponibilità dei nuclei familiari. Quindi stiamo valutando insieme alla prefettura, insieme a tutti gli assessori che hanno competenze diverse fra di loro, insieme a tutti gli altri comuni, non solo Pesaro, Fanno, Urbino e Vallefoglia ma tutti i comuni che possono dare la disponibilità a eh, ospitare tutti quelli che fuggono dalla guerra sperando che la guerra termini. Il prefetto ha detto che sono stati individuati 80 alloggi, il comune di ha Foglia pressoché quanti ne ha individuati? Se arrivano 80 persone che hanno necessità di essere collocate si tratta di vedere dove collocarli e se per esempio ci sono a me alcuni hanno chiesto hanno dato la loro disponibilità ad accogliere delle persone quindi si tratta di vedere se questi 80 arrivano e come vengono distribuiti nei comuni e come ospitarli. Sitin di protesta contro la guerra in Ucraina che si è svolta anche a Valle Foglia venerdì 25 febbraio in piazza della Repubblica Montecchio. Tra le autorità che hanno presenziato la manifestazione di pace e di condanna verso ogni forma di aggressione erano presenti il sindaco di Valle Foglia Palmi il vice sindaco di Tavuglia Laura Macchini e il primo cittadino di Monbaroccio Emanuele Petrucci. E passiamo ora alla cronaca con la notizia del furto avvenuto nel Conad di Montecchio nella notte tra sabato e domenica dove i ladri si sarebbero dileguati con un bottino di circa 8.000 euro. Vediamo. Ci troviamo oggi davanti al Conad di Montecchio in via Giacometti, dato che nel weekend scorso, nella notte tra sabato e domenica, c'è stato un furto proprio all'interno del centro distributivo, dal quale hanno sottratto una cifra che si aggirerebbe sugli 8.000 euro. Gli autori della rapina hanno studiato bene come agire, visto che sono entrati in azione ad un orario ideale per non essere visti. L'orologio della porta che è stata forzata si è bloccato sulle 23:33, facendo presagire che i malviventi abbiano agito proprio in quel frangente, un momento in cui tutti gli esercizi del centro commerciale sono chiusi, compreso uno dei bar a fianco che apre solamente dalla mezzanotte in poi. In quegli istanti i ladri hanno forzato prima la porta automatica e poi una volta entrati si sono diretti verso le 18:30 cassette che contenevano l'incasso di giornata, circa 8.000 euro in contanti che in pochi minuti sono stati portati via dai malfattori, nonostante l'allarme avesse suonato e attirato l'attenzione della sorveglianza. Sul posto è poi intervenuta la squadra mobile dei carabinieri di Pesaro, che per il momento però dispone solamente di alcune foto della rapina, visto che all'esterno del centro commerciale non è presente alcuna telecamera che abbia potuto riprendere il misfatto. Ora la palla è in possesso delle forze dell'ordine che in base ai dati e alle informazioni che dispongono cercheranno di risalire agli autori del colpo. Non si è ancora concluso l'inverno ma a Montelabate è già tempo di pensare all'estate. Il 30 e il 31 luglio 2022 tornerà, dopo due anni di stop, la storica sagra delle pesche dove saranno presenti tantissime novità che accompagneranno il ritorno dell'evento podistico associato e il mercato degli espositori. A darne l'ufficialità è lo stesso comune di Montelabate in seguito alla riunione avvenuta settimana scorsa tra i 15 peschicoltori del territorio, che dopo il periodo pandemico sono tornati ad incontrarsi. E nella giornata di mercoledì il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, assieme all'assessore Baldelli, ha fatto visita al comune di Valle in particolar modo al sindaco Palmirocchielli. Questi sono i temi di cui hanno discusso. Vediamo dal ripristino della Guardia Medica di Montecchio alla viabilità per raggiungere i posti di lavoro. Sono questi alcuni dei temi trattati dal Presidente della Regione Marche Acquaroli e l'Assessore alle Infrastrutture Baldelli che mercoledì hanno fatto visita al Sindaco di Vallefoglia, Palmi Rucchielli. Abbiamo fatto un po' il punto sulle principali questioni della città di Vallefoglia. Eh, innanzitutto il potenziamento della Casa della Salute, e diciamo, la necessità di eh, avere un'attenzione a questo centro di coesione sociale importante per tutta l'area, non solo per Valle Foglia, che si sta realizzando nel Comune di Valle Foglia. In secondo luogo la questione di politiche attive per il lavoro, quindi il rafforzamento del punto informazione del lavoro e delle attività. Della formazione nel rapporto con le imprese per formare le persone che trovano lavoro. In terzo luogo, il sistema viario, infrastrutturale della mobilità in funzione dei posti di lavoro e poi diciamo, le questioni che riguardano il potenziamento della piscina di Pian del Brusco, che non riguarda solo Valle Foglia il ribostimento della scuola Medi di Pian del Bruscolo tutti i temi importanti che ho fatto presente spero che abbiano tutta quell'attenzione in particolar modo sul potenziamento della Casa della Salute che è la prima cosa che eh, probabilmente eh, riusciremo a, ad avere quella attenzione necessaria che merita un territorio come questo Vallefoglia è la terza città della provincia di Piso Urbino, dopo Pesaro e Fano, ed è nei fatti capofila di un'area, perché comunque attorno al municipio nuovo, alla Casa della Salute, ruotano tutti i comuni confinanti. E nella giornata di mercoledì a Tavuglia c'è stata l'inaugurazione della nuova gestione delle Conad in via Pergolesi 2. Mercoledì prossimo, mercoledì 9 di marzo alle ore 21.20 ci sarà lo speciale televisivo in onda su Rossini TV. Noi ora guardiamone un estratto. Mercoledì 2 marzo 2022 in via Pergolisi 2 a Tavuglia inaugura il Conad City, un punto vendita affidato alle sapienti mani dei due nuovi gestori Alessandro Giavoli e Cosetta Vagnini. Il restyling è stato brevissimo perché abbiamo tenuto chiuso il punto vendita solamente un giorno. Questo per dare continuità di servizio. Eh, è stato un restyling non profondo, non siamo intervenuti sulle strutture, ma sugli assortimenti sì, e sul cambio gestione. In effetti questo più che un restyling è un cambio di gestione. Eh, la socia Manuela uscente passa il testimone ad Alessandro e a sua moglie Cosetta. Quindi l'intervento è stato e sarà molto più profondo dal punto di vista assortimentale, di rifornimento e di rapporto con il territorio, piuttosto che diciamo di eh, imbellettatura e di strutture. Alessandro Giavoli e Cosetta Vagnini sono i due gestori marito e moglie del nuovo spazio Conad City di Tavuglia. Una giornata importante oggi, solo un giorno di chiusura e si riapre. Avete fatto un restyling a tempo di record. Abbiamo fatto un restyling a tempo di record, è stata una scommessa che abbiamo raccolto molto volentieri, e sarà, è abbastanza difficile ma molto volentieri e perché vogliamo rilanciare con tutte le nostre forze, tutto il nostro gruppo, vogliamo rilanciare questo negozio e vogliamo instaurare con la comunità un bellissimo rapporto di, di tutto. L'orario è continuato dalle 7 alle 20, dal lunedì al sabato e la domenica dalle 8.30 alle 12.30. Per noi è mh, chiaramente una necessità perché sono punti che oltre ad essere un'attività commerciale è un servizio per i cittadini a portata di mano, quindi all'interno eh, del centro abitato, in questo caso di, di Tavuglia del capoluogo, Conet che già eh, era presente però in questa veste rinnovata e eh, sicuramente ampliata anche nell'offerta nell e nei servizi. Eh, siamo sempre molto contenti quando un'attività apre o si rinnova, comunque investe sul territorio, perché mh, lo abbiamo visto anche negli anni di pandemia, avere un punto eh, di rifornimento, di prima necessità, un servizio per i cittadini. È importantissimo perché poi l'abbiamo provato sulla pelle, non si poteva andare altrove se non all'interno del proprio comune e questo è stato importante. Questo ampliamento ha comportato anche assunzioni e personale locale? Hanno confermato tutti, tutto il personale che era già dipendente del punto già esistente e cambiata la gestione in questo caso di, di ragazzi che abitano vicino a Tavuglia, però hanno confermato tutto il personale dipendente che c'era in precedenza, quindi anche questo è importante. E a Vallefoglia stanno continuando i lavori della messa in sicurezza della pista ciclopedonale che da Montecchio. Attraverso Bottega conduce a Pian del Bruscolo. In questi giorni la ditta appaltatrice della realizzazione del nuovo impianto di illuminazione è impegnata nella installazione dei nuovi pali e nella rimozione delle vecchie lampade. Una volta completata questa sostituzione i lavori procederanno con la potatura delle piante e con la realizzazione di una nuova pavimentazione. Il risultato finale sarà osservabile per la fine del mese di marzo. E concludiamo il nostro TG passando alla pagina sportiva e parlando di pallavolo. La Megabox Box Foglia è infatti uscita sconfitta dal palla Carnaroli di Urbino per 3-7-0 da Firenze. La squadra di Coach Bonafede si trova ora a 5 punti sopra la zona retrocessione, e per proseguire al meglio il suo periodo, fatto di 3 vittorie nelle ultime 6 partite disputate, sarà fondamentale il prossimo impegno domenicale di Perugia. Parliamo ora di calcio locale, dove l'Atletico Gallo è tornato a respirare guadagnando tre punti dal campo complicato dell'Atletico Ascoli, aggiudicandosi il match per 1-0. Due importanti vittorie anche nel campionato di promozione per Key Sport Montecchio e Valfoglia. Dopo il pareggio nel derby per 0-0 avvenuto nel turno precedente, il Montecchio porta a casa tre punti segnando tre reti, una in più della filo tranese, mentre il Valfoglia è uscito dal campo della Moia Vallesina con il risultato di 0-2. Trionfi anche in prima categoria dove l'Osteria Nuova ha messo in cascina altri tre punti fondamentali per staccarsi dalla zona play-out. 0-1 il punteggio sul campo del Montecalvo dove a segnare il gol partita è stato Andrea Nesi alla prima rete stagionale. 2-1 invece per l'Atletico Tavuglia che dalla trasferta di Sant'Angelo Invado è tornato con il sorriso stampato portandosi ora ad un solo punto dalla zona playoff. E con lo sport si conclude questa nuova edizione delle Valle Foglie Pian del Bruscolo Magazine. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi rinnovo l'appuntamento a venerdì 11 marzo e vi auguro un buon proseguimento di serata.